L'Europa riservi più fondi per la messa in sicurezza degli impianti sportivi. Lo sollecita l'eurodeputato Alberto Cirio, che ha promosso a Bruxelles la commemorazione della tragedia dell'Heysel, in cui 39 persone morirono sugli spalti nella finale di Champions tra Juventus e Liverpool. Maura Fassio. Un mazzo di fiori davanti alla lapide che riporta i nomi delle 39 vittime della pagina più indecorosa della storia del calcio. Sul mazzo anche una singola rosa bianca dedicata a Erika Pioletti, vittima di un'altra finale di Champions solo un anno fa. Allo stadio Heysel c'erano il presidente del museo Juventus Garimberti, il team manager della primavera Juve Pessotto, Nereo Ferlat, uno dei sopravvissuti della tragedia di 33 anni fa, e i presidenti delle associazioni familiari e sportive Lorentini e Franzo. Poi a Bruxelles, in un seminario sul tema, l'europarlamentare Alberto Cirio ha annunciato la presentazione di un documento da condividere con gli altri eurodeputati per chiedere che l'Unione Europea, nel prossimo bilancio, stanzi più risorse per la sicurezza di impianti sportivi e scuole. Abbiamo chiesto che l'Europa garantisca fondi agli stati affinché i comuni possano fare gli interventi sulle proprie strutture sportive. Dobbiamo garantire alle mamme, ai nonni, che quando i loro figli o i loro nipoti sono a fare sport o sono a vedere una partita, sono in un luogo sicuro. L'ESA l'ha creduto anche per quello, perché è stato scelto uno stadio che non era assolutamente adeguato ad ospitare un evento di quella natura. Dal mio punto di vista personale mi lascia in eredità anche il gesto di mio padre, è morto nel tentativo di salvare un bambino che era rimasto ferito negli spalti.